Vediamo la dimostrazione che fece Maxwell, che la corrente di spostamento ha questa espressione e il suo valore è identico a quella della corrente di conduzione. Il condensatore è in fase di carica e immaginiamo che in questo istante la corrente che giunge al condensatore sia di 3 A. Chiaramente è una corrente destinata a diminuire nel tempo, man mano che il condensatore si carica, la corrente cala, finché quando il condensatore sarà tutto carico la corrente scenderà a zero. Quindi il valore immaginario di 3 A è un valore istantaneo, che non sarà costante. Comunque questi 3 A vuol dire che in un secondo, in quel secondo, arrivano 3 coulomb di carica attraverso il filo e vanno a depositarsi sull'armatura del condensatore. Più corretto sarebbe, anziché prendere un secondo, che è un intervallo di tempo lungo, prendere invece un intervallo di tempo infinitesimo. Facciamo per esempio un nanosecondo. Allora è più corretto immaginare che in quel nanosecondo arrivino 3 nanocoulomb di carica elettrica attraverso il filo che vanno a depositarsi sull'armatura del condensatore. E questo è il senso di questa formula, che è la definizione della corrente elettrica convenzionale, la corrente di conduzione, cioè quanta carica, 3 nanocoulomb, in un intervallo di tempo brevissimo, un nanosecondo, attraversano una qualunque sezione del filo e, andando a depositarsi sul condensatore, rappresenta questo valore, 3 nanocoulomb ogni nanosecondo, rappresenta anche quanto in fretta cresce la carica depositata sul condensatore, cioè la velocità di aumento della carica accumulata, Q punto di T. Essendo Q la carica istantaneamente presente sull'armatura positiva del condensatore all'istante T. Adesso iniziamo la dimostrazione di Maxwell scegliendo un'opportuna superficie chiusa di forma cilindrica, questa colorata in celeste, allo scopo di applicarci il teorema di Gauss del campo elettrico. Questa superficie chiusa a forma cilindrica ha una base all'interno del condensatore e l'altra base ce l'ha invece fuori dal condensatore. La base che sta all'interno ha per contorno, per esempio, una di quelle linee di tipo L3 che abbiamo visto nei video precedenti. Il flusso del campo elettrico attraverso questa superficie cilindrica è dato essenzialmente dalle cariche contenute all'interno della superficie, cioè dalla carica positiva presente su questa armatura del condensatore. Dunque Q all'istante T. Quando poi andiamo a calcolare il flusso del campo elettrico, cioè la parte sinistra dell'equazione del teorema di Gauss, vediamo che il campo elettrico fluisce soltanto attraverso la base colorata in rosa, non attraverso l'altra base perché si trova fuori del condensatore dove non c'è il campo elettrico, e neanche fluisce attraverso la superficie laterale perché il campo elettrico scorre sulla superficie laterale senza attraversarla. Inoltre, essendo il campo elettrico uniforme e nello spazio tra le armature del condensatore, all'attraversamento di questa superficie di area A, il suo flusso è semplicemente il prodotto E per A. Eccolo. Dunque il teorema di Gauss l'abbiamo scritto. Adesso calcoliamo la rapidità di variazione nel tempo, quindi facciamo la derivata del teorema di Gauss. Così a sinistra viene la rapidità di variazione del flusso del campo elettrico e a destra troviamo la rapidità di variazione della carica che si accumula progressivamente sempre di più su questa armatura, Q punto. Ma all'inizio avevamo visto che Q punto è l'intensità della corrente elettrica di conduzione, cioè i 3 A che avevamo immaginato all'inizio. Quindi il teorema di Gauss diventa epsilon 0 per la derivata temporale del flusso elettrico uguale alla corrente di conduzione. E la parte sinistra è la corrente di spostamento, come vediamo anche qua. Questo significa che la corrente di spostamento vale 3 A in quell'istante, come la corrente di conduzione. Questo significa che la corrente elettrica che arriva dal filo non si arresta sulla lastra positiva del condensatore, ma si trasforma, mantenendo la stessa intensità 3 A, in un'altra forma, la corrente di spostamento, che ha un aspetto molto diverso, è la rapidità di variazione del flusso elettrico.